Eccola la pista azzurra, colore dell'Italia, dove Marcel Jacobs ha maturato la sua passione per i 100 metri. Siamo a Lucca, negli impianti della Virtus, dove l'oro olimpico si è allenato per molti anni. In quanto la Clasica Brescia non faceva e non fa il settore maschile. Da lì nasce questa sinergia tecnica che porta diversi ragazzi di Brescia a vestire la maglia della Virtus, fra cui Marcel. Marcel arrivò a calcare questa pista nel 2012, proveniente appunto da Desenzano sul Garda. Qui la struttura all'avanguardia. Ne maturò le doti e per 3 anni furono tanti successi nella Virtus lucchese. Realizza subito il record italiano juniores di salto e lungo in Dora d'Ancona con 7,75 m, e Marcel che diciamo che è in rampa di lancio verso una carriera luminosa. Che cosa ha provato qualche ora fa, insomma? Ho pianto a dirotto mezz'ora, perché per un dirigente sportivo da senza parole, non è esprimibile. Quando è andato in finale credeva in qualcosa? Sì. Lo credevo e l'input è stato un primo piano di Marcel, dove lui era serenissimo, tranquillissimo. Secondo me l'impressione è che si stesse godendo il momento di una finale olimpica storica. E il dirigente lucchese dice, rispettando i suoi impegni, quando tornerà dall'Italia lo porteremo di nuovo a ricalcare questa pista. Questo ne sono stra mega sicuro. Da sportivo e da dirigente so che stanno dietro un oro olimpico, ma Luca arriva sicuramente.